Dopo mesi di restrizioni da pandemia, i cinema tornano a riempirsi e lo fanno con un film interamente made in Pesaro. Venerdì sera Benelli su Benelli è arrivato finalmente in sala. Al Cinema Solaris è andata in scena la prima del film diretto da Marta Miniucchi e prodotto da Genoma Films, che racconta la storia di Tonino Benelli, del marchio motoristico Benelli e di uno spaccato di 900 pesarese che ha entusiasmato il pubblico del Solaris. Mercoledì 6 aprile alle 19 allo stesso Cinema Solaris ci sarà l'ultima possibilità, almeno per il momento, di vedere la proiezione di Benelli su Benelli dopo il successo di venerdì, alla presenza della regista, della sceneggiatrice Anna Paola Fabbri e di parte del cast e delle maestranze che hanno preso parte alla realizzazione del film. Siamo molto emozionati di presentare il film qui a Pesaro, il concittadino Benelli, posso dire, che ha portato tanta gloria alla nostra città. Abbiamo presente la rappresentante della famiglia Benelli, Cristiana Benelli, in qualità di nipote di Tonino. La costumista Magda Coltigil, molto apprezzata questa sera, molto apprezzata, giustamente. Poi vedrete qualche momento del film. E ovviamente Alessandro Gimelli, last but not least, essendo il nostro protagonista uomo, l'ho lasciato per ultimo. Veramente bravo e talentoso. Dovete venire a vedere questa storia che è affascinante, è un vero tuffo nel passato e riguarda la storia sì della nostra città Pesaro, ma è anche una storia italiana, quindi è fondamentale venirla a vedere perché è veramente da pelle d'oca. Io credo che dovete venirla a vedere perché riuscite a vedere quanto la moda dell'epoca ha influenzato anche il nostro modo di vestire. È un mix tra sport, cultura e società che è veramente interessante. Poi per me è un orgoglio perché chiaramente racconta la storia del nonno Tonino. Vogliamo ringraziare la sceneggiatrice Anna Paola Fabbri. Siamo due donne coraggiose che hanno raccontato una storia di uomini e di motori del Novecento, la sceneggiatrice Anna Paola Fabbri è qui con noi anche lei e quindi insomma dai, abbiamo fatto questo atto di coraggio. Il nostro attore è Francesco Benelli come ruolo, che è Massimo Fratelloni, uno dei fratelli Benelli. Grazie a tutti, venite al cinema, grazie. Tornate, venite. Ciao.